Allora, lei è bellissima e ha un fisico perfetto, una forma perfetta, Samantha De Grenè, ben arrivata. Grazie. Complimenti. Lui è Luigi, lei è Vania, benvenuti. E come i loro fisici fanno facilmente immaginare, sono personal trainer e anche qualcos'altro. Come si dice adesso? Come si chiama? Consulenti? Sì, consulenti fitness. Consulenti fitness, cioè voi... O wellness coach ancora. Wellness coach, più allenatori del benessere. Quindi spiegate come... che cosa, Vania? Perché non è semplicemente un fatto di ginnastica e basta. Cioè, il discorso è ben più ampio. Si parla proprio di benessere a 360 gradi. Quindi si parte da un discorso di alimentazione, c'è il discorso del, così, del relax, di trovare un equilibrio interiore. Quindi di modo curando. Di vivere. Ecco, tutto questo voi lo spiegate ai vostri clienti, avete delle persone che dedicate per voi. Esatto. Qual è il tuo segreto, Samantha? Mio figlio, no, adesso sembra una parodia, ma... E non dimentichiamo che lei poi è mamma, sì, e quindi sì. Ancora un doppio applauso, se possibile, perché... No, ma la verità, guarda, io credo di essere una di quelle che... Campano di rendita, nel senso io ho fatto tantissimo di rendita. Ho fatto tantissimo sport da 5 a 15-16 anni, dopodiché mi sono più o meno fermata. E però hai messo le basi. Sì, dici. Perché faccio lo sport da compagnia, io lo definisco, ossia se si deve giocare a tennis, gioco a tennis, se si decide di andare a sciare, so sciare, se si gioca a pallavolo, gioco a pallavolo, però non sono una di quelle malate del corpo che si chiudono in una palestra perché richiede troppo sacrificio e io non sono per il sacrificio. Vania ci ha spiegato, l'alimentazione per esempio la curio o non mi dire che te ne frega? Ti dovrei dire di sì, in realtà ti dico ahimè di no, ma poi ne pago le conseguenze perché ci sono ovviamente dei periodi che uno dice aiuto. E allora si fanno diete. Spiegateci, per esempio, voi due, parliamo un attimo di voi. Quanti anni avete messo, avete impiegato per conquistare questo fisico così, così impressionante, insomma, ecco. Per impressionante in positivo. In positivo, okay. Certo. Guarda, io, il caso mio è... io ero adolescente nel tempo in cui andavano molti supereroi. L'uomo ragno, Batman, questi fumetti. Superman. Esatto. Ecco. E io ero un grande ammiratore di quel tipo di fisico lì, mi piaceva così. Quindi ho capito che facendo attività fisica e facendo sport riuscivo a mantenere una forma estetica di quel tipo. Ovviamente a 15 anni, a 13 anni pensi a una questione estetica e non di salute. Il fattore salutistico lo acquisisci di corsa. Ma volevi diventare un eroe o perché volevi conquistare le ragazze o perché volevi... No, lo facevo proprio per me. Per te. Ci vuole poi, costanza, ovviamente, comunque. Però mi piace, io ho passione, cioè mi piace fare sport. Vania, tu com'è? La tua storia com'è? Allora, io nasco come ragazzotta mediterranea, direi che proprio è una cosa di cui si può proprio trovare in tante, tante situazioni, tante ragazze come me. E niente, volevo cambiare la mia forma fisica, pian piano ho capito che con la palestra si poteva modellare il corpo. Perché volevi cambiare la tua forma fisica? Perché, come si diceva nell'introduzione, siamo un po' tutti quanti vittime dei mass media, quindi ci vengono propinati questi modelli di perfezione galattica. Invece siamo tutti quanti umani. Io dico una cosa, quando una persona si cura e magari toglie quei difetti grandi, così macroscopici, come potrebbe essere un cumulo di grasso che dà fastidio anche a livello psicologico, penso che ognuno di noi ha un grandissimo potenziale senza fare grandissimi sforzi, perché tu dici quello sblocca poi tutto il resto. Assolutamente. Allora ne riparliamo fra poco. Intanto non dimentichiamo però che c'è chi ha problemi di tutt'altro genere e tuttavia grazie soprattutto a diete corrette, volontà e tutto quanto distanza. Il resto riesce a fare qualche problema.